Allora, buonasera a tutti, un video per la settimana del turismo 2021 che quest'anno sarà tutta quanta online, purtroppo, visti i problemi che abbiamo legati al coronavirus. Allora, adesso abbiamo un'intervista di due alunne della scuola secondaria di primo grado dell'Argoli di Tagliacozzo, che adesso si presenteranno, al nostro sindaco Vincenzo Giovagnorio. Prego! Allora, io sono Matilde e le volevo chiedere se ci potrebbe illustrare tutte le strutture sportive di Tagliacozzo. Allora, sì, innanzitutto buon pomeriggio e un caro saluto a Matilde, alla collega intervistatrice, a tutti i ragazzi presenti, ai ragazzi che parteciperanno alla settimana del turismo. Le strutture sportive di Tagliacozzo, innanzitutto siamo in questa splendida struttura sportiva che porta il nome di uno sportivo, un mio carissimo amico purtroppo mancato nel 2000, Luca Poggi. Questo è il centro sportivo Luca Poggi, località Sant'Onofrio di San Donato o di Tagliacozzo. E questo bellissimo centro sportivo, come potete vedere, ha un campo che è il fiore all'occhiello del nostro comune, ma non solo del nostro comune, è il fiore all'occhiello di quasi tutta la provincia di L'Aquila e anche dell'Abruzzo intero, possiamo dire. Un campo di calcio di questa bellezza, con una tribuna così bella e un panorama assolutamente rispettabile, contornato di montagne, di natura e di verde, è qualcosa che raramente può osservarsi nelle altre realtà. Poi naturalmente questo campo è stato riqualificato con questo manto erboso sintetico dalla nostra amministrazione, abbiamo fortemente voluto questa cosa qui e speriamo di poter portare a compimento anche la rigenerazione di questa bellissima pista di atletica. Poi lì c'è la palestra naturalmente, la palestra attrezzata dove d'inverno e anche d'estate si fanno gli allenamenti. A pochi metri da qui abbiamo due altri grandi centri sportivi, uno privato che però è fruito anche da tanti nostri ragazzi e un altro invece sempre comunale che è l'Ippodromo dei Marsi, dove lì però si corrono le corse agonistiche da parte dei cavallerizi e quindi dei cavalli. Dentro Tagliacozzo città abbiamo la realtà del tennis club, che è una realtà molto antica e prestigiosa e che in questi giorni, grazie anche al nuovo direttivo, sta per essere rinnovata in tutto il suo splendore e in tutta la sua funzionalità. Oltre naturalmente al campo di calcio di Villa San Sebastiano, anche quello un campo privato, un campo appartenente alla Chiesa Cattolica, ma fruito naturalmente da tutti i cittadini di Villa San Sebastiano e quindi anche di Tagliacozzo. Quindi le realtà con i maneggi dove si possono fare splendide passeggiate sopra alla parte alta della città, le realtà sportive sono tante, come potete vedere. Tante e soprattutto adatte a questo nostro territorio, che è un territorio di montagna e che ha dei paesaggi e dei percorsi bellissimi tutti da scoprire. Grazie. Io sono Lavinia e le volevo chiedere se si può sostenere che il turismo sportivo sia un'importante voce per le presenze turistiche che vengono a Tagliacozzo. Beh, certo. Se tu pensi, Lavinia, che qui a Tagliacozzo, specialmente d'estate, oppure da maggio ad ottobre, numerosi sono i camp estivi per cui vengono non decine, ma forse centinaia di ragazzi con le loro famiglie, con i loro allenatori, con i team sportivi a fare sport qui a Tagliacozzo, capisci che è una voce assolutamente importante per la nostra realtà. È una voce che si è aggiunta in questi 5 anni. Diciamo che negli ultimi 5 anni sarà stata un po' l'attenzione che la nostra amministrazione ha voluto per questi aspetti sportivi, ha anche un po' di fortuna per carità, e con il nuovo centro sportivo qui vicino posto in essere dalla famiglia Salciccia, naturalmente questa è una realtà che man mano sta progredendo. Abbiamo subito una piccola fermata, un piccolo arresto in questi ultimi mesi a causa del coronavirus, ma io credo che anche da quest'estate, per cui molti italiani saranno vaccinati, si riprenderà questo flusso, soprattutto dalla capitale, di gruppi di tanti e tanti ragazzi che vengono a fare sport qui a Tagliacozzo. Grazie. Grazie a voi ragazzi.
Allora, sempre brillante il nostro sindaco, sempre molto chiaro. Allora, io volevo aggiungere soltanto questo. Il sindaco ci parlava delle strutture che abbiamo qui intorno al centro sportivo. Se pensate che a un chilometro e mezzo abbiamo un ippodromo dove fanno corse tris nazionali, a 500 metri in linea d'aria abbiamo l'impianto del complesso dell'Hotel Park che ha un campo di calcio a 11 come questo regolamentare, ha una piscina coperta, un parco acquatico, 4 campi da calciotto e 5-6 strutture polivalenti. Io direi che queste tre strutture unite e in collaborazione rappresentano una realtà a livello, diciamo, abruzzese, almeno abruzzese. E quindi chiedo a Vincenzo per i prossimi 5 anni di mandato, perché visto che si va incontro alla campagna elettorale, chiedo a Vincenzo un collegamento ciclabile, pedonabile, che da tempo chiediamo tra queste tre strutture, che sarebbe veramente spettacolare. Cioè, le tre strutture collegate da 5 minuti di bicicletta oppure 10 minuti a piedi, tre strutture così grandi e così importanti e così anche diverse, insomma, perché ognuno ha le sue caratteristiche. È nel programma della prossima tornata elettorale, qualora venissimo rieletti, il provvedere appunto un collegamento con una pista ciclopedonale che avrà la sua estensione anche in altre località del territorio comunale. È chiaro che tutto in 5 anni non si può fare, quindi già un grosso investimento per rimettere in sesto questo stadio e anche altre strutture sportive è stato fatto. Siamo arrivati quasi alla somma di 1 milione di euro. Però, e si vede. Però, ecco, nei prossimi 5 anni faremo in modo di mettere a sistema, di collegare tutte queste strutture, questi impianti sportivi. E aggiungo, questi ragazzi che ci guardano, dobbiamo correre, il campus nuovo sta correndo, corriamo ancora di più perché vogliamo la scuola nuova per la secondaria primaria e vogliamo il potenziamento dell'Istituto Tecnico del Turismo che organizza anche questa edizione della settimana del turismo 2021. Quindi per questo possiamo concludere, grazie Vincenzo, grazie alle giornaliste e intervistatrici, grazie al pubblico competente.